Ciao, ben ritrovati. Il 17 settembre nel 2019, per chi vede questo video magari fra qualche mese, Davide Casaleggio ha pubblicato una lettera sul Corriere della Sera in cui apparecchiava la sua visione di democrazia senza parlamenti, senza intermediazioni, insomma senza responsabilità. Non ci sono stati molti commenti, non ce ne sono stati sicuramente di tanto ragionati, approfonditi da giuristi, da intellettuali, non ho trovato molte repliche a questa lettera. Lo farò io perché penso che Casaleggio, essendo il capo del primo partito del governo, vada purtroppo preso sul serio e ci vuole un commento. Bisogna raccogliere la sfida intellettuale che Casaleggio pone, anche perché è abbastanza semplice vincerla questa sfida. Casaleggio è un imprenditore molto concentrato sul business e sul profitto, è un pensatore intellettualmente abbastanza timido, quindi non ci vuole tanto per replicare le sue argomentazioni. In quest'ottica vale la pena, e lo farò in questo video, la replica, la lettera di Casaleggio la farò in una serie di video e di articoli nei prossimi giorni, uno per ciascun punto, sono sette i suoi paradossi che lui spiega in questa lettera. Io farò sette articoli, uno per ciascun punto, uno per ciascun paradosso. Però prima, dicevo, vale la pena ricordare una storia, la storia dell'associazione Rousseau. Vale la pena ricordarla perché è una storia molto particolare, con molti punti oscuri. Ho già spiegato più volte, in un articolo anche di recente, in un video di recente, a cosa serve, a che cosa usa Casaleggio questa associazione Rousseau. La usa per dirottare, tra virgolette, i finanziamenti che dovrebbero andare al partito verso la stessa associazione Rousseau e indirettamente verso la sua azienda di famiglia. Andate a cercarvi il video e l'articolo. Ma il modo in cui Casaleggio diventa capo di questa associazione dopo la morte del padre è molto 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 interessante. L'abbiamo spiegata diffusamente io e Nicola Biondo nel nostro libro Il Sistema Casaleggio, e qua farò un piccolo riassunto, partendo dal giorno in cui muore Gianroberto Casaleggio, è il 12 aprile del 2016. Il 12 aprile 2016 muore Gianroberto Casaleggio per un tumore molto aggressivo al cervello. 4 giorni prima era accaduto un fatto. Nel letto di ospedale, nella stanza d'ospedale dove è ricoverato Gianroberto Casaleggio, si legge nell'atto notarile di fondazione dell'associazione Rousseau, viene appunto creata, fondata questa associazione Rousseau. Un'associazione che nel suo statuto, nel suo atto fondativo, prevede che il presidente possa essere scelto soltanto tra i fondatori viventi. Gianroberto sarebbe morto 4 giorni dopo. Lo scopre questo statuto per primo e lo racconta Luciano Capone sul Foglio in un bell'articolo molto documentato e molto interessante. È lui per primo che scova questo documento. Ebbene, in quel letto d'ospedale, appunto, Gianroberto Casaleggio fonda insieme al figlio Davide l'associazione Rousseau. Poche settimane dopo la morte di Gianroberto, Davide pubblicherà un post sul blog delle Stelle in cui spiega il motivo per cui viene fondata questa associazione. Dovrebbe essere un ente temporaneo in attesa di sbrigare le pratiche per costituire una vera e propria fondazione che si sarebbe dovuto chiamare Gianroberto Casaleggio, ma che non è mai stata fondata. In questa associazione Rousseau, Davide Casaleggio fa confluire tutte le attività che prima erano in capo a Casaleggio Associati, relative alla gestione del Movimento 5 Stelle, con le conseguenze che appunto abbiamo già raccontato sui fondi e così via. Perché è particolare questo atto? Beh, innanzitutto Gianroberto Casaleggio era stato appena ricoverato, aveva appena subito un ictus, e quindi sarebbe interessante capire quali fossero le condizioni psicofisiche del fondatore del Movimento 5 Stelle alla costituzione di questa associazione.
siamo, ricordiamolo, davanti a un uomo molto giovane, di 60 anni, che 4 giorni dopo sarebbe morto. Ed era consapevole di questo fatto, che probabilmente la sua vita avrebbe avuto che aveva appunto probabilmente pochi giorni di vita davanti a sé. Ma ancora più interessante è il fatto che il giorno prima dell'8 aprile del 2016 lo stesso Gianroberto Casaleggio aveva replicato un articolo di Jacopo Iacoboni sulla Stampa, nel quale si diceva che il Movimento 5 Stelle e la sua organizzazione stava per passare di padre in figlio proprio a causa delle precarie condizioni di salute di Gianroberto. Ora, è molto curioso il fatto che Gianroberto un giorno neghi disperatamente, violentemente, chiama Iacoboni sciacallo, per appunto negare che questo fatto sia vero, che lui voglia passare al figlio l'organizzazione del movimento. Lo nega con forza in un post molto duro pubblicato sul blog di Grillo, il blog delle stelle, e appunto il giorno dopo faccia quello che ha appena negato di voler fare. Ora, o ha cambiato repentinamente idea, o il post non l'ha scritto lui, oppure quando è stata fondata l'associazione Rousseau era in condizioni psicofisiche molto delicate, diciamo così, ed è stato, come dire, indotto a prendere questa decisione sotto la pressione dell'urgenza. Sarebbe interessante capire cosa è davvero successo in quelle 24 ore, ma credo che non lo sapremo mai. Io vi ricordo i miei canali social su Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, mi trovate con nome utente Marco Canestrari. Trovate il mio podcast su tutte le piattaforme di podcasting. Il mio sito internet con tutti i miei articoli è marcocanestrari.it. Dal sito potete anche iscrivervi alla mia newsletter. A presto e grazie. Ricordatevi nei prossimi giorni i video e gli articoli in replica alla lettera di Davide Casaleggio sul Corriere della Sera. Grazie e a presto.